Doveva essere ieri il giorno più caldo dell'estate, ma non è stato così. Intanto continuano a salire le temperature e resta l'allerta meteo. Al sud e nell'agro nocerino sarnese il caldo quindi continuerà ancora a lungo e comunque l'Italia è nella morsa del gran caldo. La penisola è attraversata dall'anticiclone africano, ma anche da caldo e afa. Ma quando scatta il bollino rosso, i numeri vogliono dire ben poco. A contare sulla pelle sono i gradi percepiti e le alte temperature peseranno di più anche perché farà caldo di notte e l'afa si intensificherà al tramonto. In realtà l'anticiclone subtropicale col passare dei giorni si invecchia, invecchiandosi succede che comincia a perdere forza, consistenza e quindi la temperatura non riesce più a salire perché, come ho detto già l'altra volta, la temperatura sale molto quando l'aria è secca. Va bene, poiché ieri purtroppo l'anticiclone si è invecchiato, è aumentato il tasso di umidità. Quindi noi magari abbiamo avvertito un caldo diverso, che magari ci è sembrato anche più forte, ma in realtà non è stato così. Perché mentre l'altro ieri, che è stato lunedì il giorno più caldo, la mia stazione ha rilevato una temperatura di 37,5, ieri, nonostante è stata comunque una giornata calda e anche un pochino afosa, il termometro non è andato oltre i 35,1. Quindi, come dicevo prima al vostro collega, qui per fortuna nell'agro i 40 gradi non sono stati rilevati, anche se alcune stazioni dei dintorni vicine hanno superato i 39 gradi. Però una cosa è 39 e un'altra è 40. L'unica zona della Campania che ha raggiunto e ha superato i 40 gradi è stata la città di Benevento e dintorni. Ieri hanno superato di un pochino i 41 e l'altro ieri hanno superato un pochino i 40. Adesso ma volete sapere che succede nei prossimi giorni? Come dicevo prima, l'anticiclone si sta invecchiando. Allora succede che comincia a calare la temperatura di giorno e naturalmente aumenta anche il tasso di umidità. Adesso sì che si può dire che il caldo sta per diventare afoso. Quando è che si può parlare di alto tasso di umidità? Quando di giorno si supera il 55-60% e quando di notte si supera l'80 o il 90%. Fino all'altro ieri, anzi fino a ieri, non eravamo ancora arrivati all'80% neanche di notte. Ma nei prossimi giorni la temperatura comincerà a perdere qualche grado. Però per noi del sud e della Campania il caldo rimarrà ancora abbastanza intenso, però non come i giorni scorsi. Però la giornata più calda, nonostante i proclami dei media, dei telegiornali nazionali, eccetera, per noi campani non è stata in questa ondata, ma è stata nell'altra ondata, quando la temperatura media totale di uno dei giorni di quel caldo, ma precisamente non me lo ricordo, ha superato i 30 gradi. Attenzione, media totale giornaliera, sì. Non quella, non la massima, non la massima, è stata la temperatura media di tutto il giorno. Perché le stazioni meteorologiche professionali prendono tre valori, ma ve lo spiego, ogni 10 minuti. Quindi per tutte le 24 ore poi fanno la media di tutti questi valori. Vedete quanti 10 minuti ci sono in 24 ore. E così si fa la media totale. Intanto facciamo giusto un pronostico breve, perché sì, poi ci rivedremo, sì, perché lei sì, ovviamente grazie, è il nostro punto di riferimento, sì, per quanto riguarda sì, la grazie, meteorologia. Sì. Allora, nei giorni a venire invece? Allora, per avere una vera svolta, se volete sapere questo, bisogna aspettare il 25-26 luglio. E poi, naturalmente, non è che se si fanno 37-38 gradi a Nocera, si fanno in tutti i comuni, la temperatura varia. Un giorno è più caldo una città, un altro giorno, eccetera, eccetera.